Ciao a tutti ragazzi, sono Shinke Matrice e questo è il canale di Spazio Games. Oggi inizieremo una nuova rubrica dedicata a Resident Evil Revelation 2, in cui andremo a fare un videoguida alla soluzione completa, vedremo un pochino come platinarlo e giocheremo anche la modalità raid. Bioterrorismo. Resident Evil Il Revelation mondo è 2 in sarà pericolo. strutturato ad Tu sei episodi, in pericolo. infatti uscirà in 4 episodi Virus vengono differenti, rubati, più due bonus per riprogettati chi e prenderà la usati. versione Tuoi retail risultati e per chi tragici. ha preordinato il gioco. E di chi ti C'è anche puoi la modalità fidare raid che riprende un veramente? pochino quella di Resident Evil 5 e Dei quella di politici pronti Revelation a vendere l'anima 1, per un che è uscito pugno per di voti? 3DS e per console Dei di vecchia magnati che ingannano i generazione, per consumatori Wii U, per facili guadagni? in cui dovremmo sterminare dei Conta mostri su di a noi. ondate, tipo Siamo al di orde. sopra della Comunque, iniziamo con folla. questa Sempre attivi, introduzione, che sempre vedremo pronti due ad affrontare ritorni, la in minaccia pratica del... che Uno incombe. è Claire Noi siamo Redfield, gli e la seconda è irriducibili, una nuova instancabili introduzione, un nuovo estirpatori della personaggio, che è minaccia la figlia di chimica e Barton, biologica. Moira. Quindi avremo in questo episodio, in questo primo episodio, Chi anzi in questa chiama? prima parte di episodio, giocheremo con Claire e Moira. Terrestri. Resident Evil Revelation 2 Perché prende un pochino terrestri? quello che ha fatto Revelation America 1 e Resident Evil 1970. 5, cioè quello di riprendere due personaggi e poterli interscambiare tra loro. Ognuno avrà delle proprie abilità, per esempio Claire sarà più votata all'attacco, invece Moira avrà una torcia per illuminare la stanza e poter evidenziare degli oggetti. Combinando queste due strategie si Moira? possono fare pure delle piccole combo che vedremo più Mi hai avanti, per esempio detto? Moira con la torcia può stordire i nemici, invece Claire ovviamente può usare Come ha fatto montanti, agente eccetera. Redfield? Inoltre Moira può usare un piede di 1, 2, porco pianto, per per aprire quanto ci porte e per stordire conosciamo? anche se i nemici. Abbastanza da prenderti Vi per il lascio quindi a culo? questa introduzione, ci sentiamo tra pochissimo. Claire, potresti... Cosa c'è, Neil? C'è del movimento a Washington. Sentito nulla? Cosa? Il nuovo virus? Andiamo. Tracell ormai è passato, giusto? Giusto? Ehi, è la figlia di Barton. Già, Moira ha iniziato oggi. Devi stare attento quando parli di... Lei e suo padre? Eh sì, un campo minato, vero? Ok, sei preparato. Quali altre violazioni della privacy hai nel tuo Ehi, repertorio? devo proteggere Terra Safe. Abbiamo dei nemici. Comunque, ammaestrala bene. Non è un animale. Ciao. Chi ha fatto stavolta? Cazzo, Barry! Ogni volta che provo a chiedergli qualcosa, lui si tira indietro. Non sarei nemmeno qui se non fosse per... Tu vieni con Cosa? noi. No, lasciami andare, deve esserci... Claire! Dopo questa introduzione, un pochino così così con l'ennesimo rapimento, che già si era visto in altri episodi della serie, ci risveglieremo con Claire in questa prigione. Vi dico subito, l'impatto grafico non è assolutamente male, anzi secondo me è migliorato un pochino da Resident Evil Revelation. Il frame rate sembra abbastanza stabile, ci sono dei leggeri cali in alcune zone, almeno nella versione PlayStation 4 che è quella che sto usando Come in si questo arriva? momento, Non ho ma fatto comunque nulla di niente. trascendentale. Le ambientazioni che ho visto in questa prima parte della videoguida che sto facendo, Dovrei sinceramente mi sono andare. piaciute abbastanza. È molto meglio di quello che ho visto di Resident Evil 6, quindi è tutto guadagnato. Ovviamente il titolo è molto votato all'azione. Però come ambientazioni sinceramente mi sono abbastanza piaciute. Poi l'interazione con il doppio personaggio l'ho reputata molto
Bene, il personaggio mi segue in modo abbastanza fluido, non si inceppa quasi mai. L'unica debolezza che ho visto è che le armi le usa un pochino come gli pare. L'unica cosa è questo. Comunque abbiamo questi due braccialetti. Ogni ci siamo svegliati, quindi pure Moira ha questo braccialetto e qualcuno che ci sta spiando attraverso questa telecamera. Ok, Stai bene. qua ci sono introduzioni dei comandi base, quindi non c'è nessuna cosa. Ovviamente ispezioniamo tutto. Per non lasciare ci sfuggire niente, almeno nella prima run, cerchiamo un pochino di trovare più cose possibili. Poi farò una guida dove trovare tutte cose, non vi preoccupate. Intanto andiamo soltanto a giocarlo e impratichirci in questo primo episodio. I comandi sono abbastanza fluidi, non c'è nessun impedimento particolare. Anche il puntamento con la telecamera l'ho trovato abbastanza buono. Le fasi shooting mi sono abbastanza piaciute, diciamo nella media. Come doppiaggio in italiano lo trovo abbastanza buono, anche questo. Qua possiamo trovare già ambientazione un pochino alla Resident Evil, possiamo dire. Certo, manca sempre quel secondo, almeno questo è il primo episodio, ovviamente. Non posso dirvi nulla degli Che altri, però casino. di Cosa questo pensi primo che episodio sia posso questa dirvi cosa? che si respira più aria di Resident Evil rispetto al 5 e al 6. Ovviamente non vi aspettate un Evil Within, diciamo sulla falsariga, perché questo è molto più action e molto più incentrato sull'azione. Comunque, se volete dirle, il culo di Redfield, di Claire, è fatto benissimo. Vabbè, piccola considerazione mia. E finalmente comunque torna una grande protagonista, secondo me, che abbiamo saputo amare Resident Evil 2. L'abbiamo conosciuta lì. Qua dobbiamo ispezionare un pochino questa cella che si è aperta praticamente, un pochino come succedeva in altri giochi o nei film, un pochino mi ricordava queste scene in cui eravamo in una cella e veniva aperta, pure in Saw c'era una cosa simile. Comunque ispezioniamo un pochino le zone e qua si presenta diciamo il primo piccolo enigma. Mi è piaciuto pure questo, che comunque ci sono dei piccoli Ti ho enigmi, l'hanno sentito. reinseriti. Abbiamo un inventario C'è qualcosa. interscambiabile, questo non ve l'ho detto, che praticamente possiamo scambiare gli oggetti da Claire a Moira e da Moira a Claire. E questo è molto interessante. Oddio, Per chi ma che vuole cazzo. platinarlo, visto che ci sono si devono fare varie run, una di queste con i nemici Credi ci invisibili, sia mi un'altra pare, uscita al se di non là dentro? sbaglio, e un'altra in modalità difficile. Quindi vediamo la durata complessiva del gioco e poi vi spiegherò un pochino, per chi vuole, come effettuare il platino. Adesso la prima arma che abbiamo è il coltello, che avremo sempre come arma secondaria. Potremo spaccare la Questo finestra. potrebbe Diciamo che già questa servire. interazione comunque Meno male mi è che piaciuta. funziona. Pure la telecamera ci segue abbastanza bene, quindi diciamo che sotto il comparto tecnico non fa gridare al miracolo, ovviamente, ma sicuramente non è malaccio. Certo, si poteva fare di più. Ma magari la natura cross-gen, come ha detto pure la recensione di Spazio Games, potrebbe un pochino aver trattenuto, diciamo, il farlo. Migliore graficamente. Qua ci sono dei piccoli messaggi che più o meno raccontano cosa sta succedendo, un pochino come gli altri vecchi capitoli della serie. Anche questa è una gradita sorpresa. Ovviamente ispezionando anche scrivanie per trovare tutti gli oggetti e tutte le cose. Entriamo in questa stanza che sicuramente sarà successo qualcosa di brutto. Questo è l'inventario. Quello di Claire e quello di sotto è quello di Moira. Dovremmo riuscire a passare sotto. Dammi una mano, Moira. Vai! Attenta, stai indietro.
il nostro primo attacco con lo zombie, che dobbiamo prenderla a coltellate. Vabbè, ci fa fare questo per impararci un pochino come funziona l'attacco e come funziona ovviamente la cura, perché tra poco ci dovremmo curare. Le piantine si usano, c'è un piccolo countdown per poter usare la piantina, cioè ci mette circa un secondo per curarci. Non è quindi istantanea, come nei vecchi Resident Evil. Però tutto sommato secondo me funziona bene. Ovviamente poi a fine video vi farò vedere un attimo la modalità raid, una prima missione soltanto, la più semplice, senza spoilerarvi troppo. E devo dire che l'ho trovata molto divertente. Vabbè, la signorina aspetterà, intanto noi ispezioniamo tutta la stanza per vedere se non c'è qualche oggetto di nostra utilità. Andiamo, presto! Apriamo pure gli armadietti, in cui troviamo questi PB, che sarebbero dei punti, poi spiegherò a cosa servono. Visto, adesso ho usato la piantina e ci curiamo in questo lasso di tempo. Io ho messo difficoltà normale, quindi... E sinceramente mi sono trovato un pochino accorto di munizioni, quindi diciamo che non sono abbondantissime. Si devono saper usare per bene. Comunque ancora siamo all'inizio, quindi non vi posso dare un giudizio definitivo. In questo momento non possiamo usare il secondo personaggio, ma ci segue lei. E devo dire che comunque mi ha seguito sempre in modo impeccabile. Non posso lamentarmi assolutamente di questo fatto. Certo, questo Resident Evil ovviamente ha ricevuto delle critiche perché ormai l'horror sembra un pochino a fottere. Scusa la parola. Ma purtroppo è... Dobbiamo un pochino, anzi, ringraziare che Capcom un pochino ci dia questi, diciamo, spin-off fatti abbastanza bene, secondo me. Vediamo cosa combina con Resident Evil 7, ma se ha detto che questi saranno più per i vecchi fan e quelli saranno più action, ho paura che cosa potrebbe uscire fuori. Comunque, concentriamoci su questo Resident Evil Revelation 2. Questi ambienti di giochi di luce, ripeto, sono fatti veramente bene, mi è piaciuto un casino. Ovviamente ci sono dei collegamenti con Resident Evil 1, soprattutto con Terra Save e quant'altro. Non vi spoilerò nulla perché magari qualcuno di voi non l'ha giocato e vorrebbe giocarselo, quindi se non l'avete ancora fatto potete andare a giocarvelo. Che comunque prende praticamente il continuo, perché Terra Save l'abbiamo conosciuto in Resident Evil 1 pure. Qua serve una chiave, un pochino come i vecchi, che serve una chiave specifica, come i vecchi Resident Evil. E infatti la troveremo, dobbiamo andare a prenderla. Qua questa signora, oh no, questa signora, questa chissà chi è che ci guarda. Proprio non ci siamo. Qui. Forza, tienimi. Ok. È anche abbastanza inquietante. No! Che palle. C'è pure la modalità furtiva in cui noi ci dovremo abbassare se andiamo dietro i nemici. Potremmo fare un attacco diretto per fargli un bel po' di danno. Quindi noi quatti ci andiamo e seguiamo questa scia di sangue. Vediamo un pochino dove ci può portare. Anche questa porta è chiusa, come vedete si aprirà dopo ovviamente.
Comunque, come potete vedere, Moira ci segue abbastanza bene. Qua c'è abbastanza sangue, quindi chissà dove è scappato il nostro amicone che prima ha ucciso quella signora. Comunque anche i colori, se vedete, sono rimasti abbastanza fedeli a Resident Evil 2, con la giacca soprattutto e i capelli sono rimasti abbastanza fedeli, almeno sono cambiate un pochino, si sono un pochino orientalizzate le facce, passatemi il termine ragazzi. Praticamente c'è una funzionalità semi-GDR, più o meno. C'è un albero di esperienze che noi possiamo usare per potenziare i nostri personaggi. E questi punti servono proprio a questo. Per esempio abbiamo il potenziamento del danno della pistola, il potenziamento della corsa, il potenziamento della vita, eccetera, eccetera. Quei dischi blu che vedete, l'ho scoperto dopo purtroppo, si devono prendere sparandoli, quindi quando voi scendete le scale dove c'era l'uomo, il poliziotto appeso all'incontrario, dovete sparare da là per prenderlo. Io pensavo si devono prendere a mano, invece devono solo sparare. Me l'ero dimenticato che era pure nei vecchi Resident Evil così. Ok, adesso ci introduce una nuova meccanica, che è quella di usare Moira ed evidenziare gli oggetti con la torcia. Oltre che entreremo in possesso di finalmente di una pistola. La chiave non c'è. Pensi di usarla? È più affidabile di molte persone. Se lo dici tu. La chiave si deve essere staccata con la caduta. Che quindi cambiamo personaggio e possiamo illumina qui intorno. Guardare l'ambiente ed illuminare gli oggetti ed evidenziare gli oggetti. Che sennò non si vedrebbero usando Claire. O meglio, sarebbero pure più difficili da scovare. Ed è anche carina con questa minigonna, oltretutto che non fa mai male, voglio dire. Potrebbe essersi impigliata in qualcosa cadendo. La torcia comunque ha una sua... il puntamento con la torcia ha una sua, il tempo di ricarica, cioè si esaurisce e dobbiamo aspettare che si ricarichi. Quindi... quando dovete stordire un nemico cercate di farlo abbastanza velocemente perché poi si deve ricaricare. Ovviamente si sono aperte le porte, quindi sta per succedere qualcosa, come nel puro stile Resident Evil. Anche abbastanza telefonato, comunque. Facciamo piazza pulita per la nostra Claire, che adesso verranno diversi zombie, non sono proprio zombie, mutazioni, ancora non ci è dato sapere precisamente cosa sono. Possiamo cambiare, come avete visto, in tempo reale pure, per poter fare pure delle combo. Qua è rimasto senza munizioni, fortunatamente, se non ho trovato niente qua, se non ero veramente messo male. Intanto Moira, come avete visto, si è allontanata e si è messa in salvo. Questa parte è del tutto opzionale che ho fatto, soltanto perché volevo vedere se c'era qua dentro qualcosa di interessante. Perché sì. Adesso possiamo tornarcene tranquillamente di sopra, dato che abbiamo preso la chiave e il posto si sarà riempito di
mutanti, diciamo, dai, per ora chiamiamoli mutanti per dargli un nome. Ho voluto usare un pochino Moira, dato che era la novità, ed ho visto che praticamente puntandoli la torcia in faccia, come potete vedere, si stordisce il nemico. Però Claire stava ferma, non faceva un cavolo, quindi poi ho deciso di riprendere lei dopo averlo stordito. Qua c'è un'altra tattica che userò dopo, vi farò vedere. Beh, oltre che adesso mi sono ammazzato con il coltello per risparmiare un po' di munizioni, però col coltello ci vuole un bel po' di più, sinceramente. È quella di, una volta accecato, di potergli dare un montante. Questa sinceramente la userò spesso, da in poi, questa tattica, con i nemici che me lo consentono, ovviamente. E continuiamo la nostra strada con Moira, che è sicuramente un bel vedere. Ovviamente non mancate, ragazzi, di dirci, anzi, la vostra sul gioco, se volete vedere qualcosa in particolare, eccetera, eccetera. Vi ringraziamo comunque che ci seguite così in tanti. Siamo arrivati quasi a 75.000 in questo momento iscrizioni e puntiamo verso le 100.000. Ovviamente grazie veramente per il vostro supporto. Ora la stanza che era chiusa prima ovviamente si è aperta e vedremo uno zombie arrivare pian piano. Guardate come cammina spensierato, tutto tranquillo. Ovviamente noi intanto ci riforniremo di erbe e munizioni varie e lo aspettiamo all'entrata. Ovviamente qua c'è stata un pochino una piccola svista, in pratica lo zombie non ci ha visto. Scusate il gioco di parole. Abbiamo dovuto chiamare noi, che una volta arrivato poi. Ovviamente la convenienza sarebbe quella di comprare, per chi volesse comprare il gioco, quella di prendere il Season Pass a 24€, che dà pure due episodi extra più alcuni DLC. Però il 20 marzo o giù di lì uscirà la versione retail, che contiene appunto tutto, però costerà in Italia purtroppo sui 59€, un pochino il prezzo quindi raddoppia rispetto alla versione digitale. Però vedete un pochino voi come cosa volete fare. Sinceramente io l'ho presa grazie a Spezio Games in digitale, però più là magari quando cala di prezzo sui 19€ la prenderò pure in retail, giusto per collezione, dato che Resident Evil è una delle mie sagre preferite. E sinceramente questo episodio al momento non mi sta dispiacendo. Fateci sapere anche se volete episodi più lunghi o più brevi, a seconda delle vostre esigenze ovviamente, cercheremo di adattarli. Ovviamente qua potete controllare tutte le celle per vedere se c'è qualcosa di interessante o meno, dato che tra pochissimo dovremo usare Moira più spesso per poter evidenziare gli oggetti. Io direi di fermarci qui, ragazzuoli, siamo 23 minuti, fateci sapere un pochino come volete che strutturiamo gli episodi. Sinceramente ho visto che gli episodi da 40-50 minuti sono un po' pesanti, le guardano meno persone, quindi direi un 25 minuti, 30 minuti ad episodio non sono male. Io direi che abbiamo fatto la conoscenza quindi di Moira e di Claire. Quindi nel prossimo episodio andremo a continuare questo episodio, One, che usciranno in 4 episodi settimanalmente. E poi faccio vedere pure la modalità raid. Ve la lascio un pezzettino a fine video, giusto per farvi vedere qualcosa della modalità raid. Come potete vedere qua abbiamo usato il montante. Quindi ragazzi, io vi ringrazio come al solito. E se non siete iscritti, iscrivetevi al canale di Spazio Games e ci vediamo tra pochissimi giorni con la continuazione dell'episodio. Ciao a tutti da Shinkai Matrice.
della mia dolce creatura, la regina Rossana. Ho dedicato molto tempo alla creazione di questo simulatore perfetto. Ora tocca a te mostrarmi tutte le sue potenzialità.